con Claudio Morici per presentare il suo spettacolo Fenomenologia dei rapporti di coppia a Roma al Monk 24 e 25 settembre 2020. Claudio, ben trovato. Ciao, ciao, ciao. Cos'è questo nuovo lavoro? Sono dei racconti comici nuovi e qualcuno vecchio, però diciamo, la maggior parte sono cose che ho scritto da quando è successo tutto quanto, diciamo, dal lockdown. Dai domiciliari. Sono passati, no. Un po' anche facevo molti video, come tanti performer, così un po' sono alcuni di quelli rielaborati, altri no. Non l'ho mai fatto da nessuna parte, neanche in video, però racconti brevi. Mi sono accorto poi a un certo punto che il 90% dei miei racconti brevi e non parlavano dei problemi di coppia, non mi ero mai accorto, anche se stava lì sotto il naso, il 90% lo conoscevo, ma questo è anche uno dei problemi di coppia che ho, che non mi accorgo di cose del genere, che figuriamoci se mi accorgo dei racconti sui problemi di coppia. Allora l'ho declinata completamente. Questo, quindi sono tutti dialoghi uomo-donna, manualistica cazzarona e descrizioni di situazioni legate al rapporto uomo-donna e alle relazioni. In tutto questo c'è anche un peso del virus. Beh, stanno pezzi come tecniche di rimorchio in fila al supermercato durante una pandemia. E poi a un certo punto c'è un scambio di messaggi. E ecco, anche questo è un altro fattore pandemia, è che molti di questi pezzi sono dialoghi tra i messaggi, una cosa che l'isolamento è stata tale, però a un certo punto scrivo di un pezzo di messaggi che probabilmente è il pezzo in cui è più facile identificarsi in assoluto che abbia mai scritto. Chi meno l'ha fatto e praticamente consiste nello scrivere alle ex. Durante la pandemia, che è stata un'azione devastante che ha coinvolto milioni e milioni di italiani, e non solo, ovviamente, però in questi nei mesi così capitava, cioè di chiunque non aveva scritto neanche a una ex, ovviamente molto difficile anche sapere come stava, così, però era suggeriva questa l'onda di una situazione così comune come questa, poi ovviamente c'erano meccanismi surreali che vanno oltre e quindi si avvicinano ancora di più a una verità che non sta oltre soltanto apparentemente, diciamo. Questi pezzi più o meno quanti sono? E immagino anche abbiano una durata variabile. Sì, lo spettacolo durerà un'ora circa, ancora sto facendo la scaletta che sto provando, durano di solito 5 minuti, una media di 5 minuti l'uno, dai 4 ai 6 minuti l'uno durano, sì. La scaletta è importante, perché poi no, mi sono accorto anche che ce n'ho tantissimi vecchi, è anche difficile togliergli dalla scaletta dei pezzi che ho sempre fatto, perché funzionano, mi avvicinano al pubblico ogni volta, mi fanno divertire insieme al pubblico, quindi poi però ho pensato, devo pure non farlo di più, diciamo. Una cosa quasi che assomiglia a un concerto, no? Con un cantante, un gruppo che dice no. Questa canzone non la voglio più fare perché la faccio sempre, adesso basta, per un anno non la faccio più. Essendo pensi come fa la scaletta, quella è la tematica. Mi divertirò a provare a mettere una spina dorsale di pezzi completamente nuovi. Questo lockdown è stato prolifico da quanto sento. Dal punto di vista della scrittura, sì, anche ovviamente tante altre cose, non è che solo queste cose, però sì, a un certo punto quando ho capito che non c'era più lavoro, che avevamo perso per un bel po' di mesi, io personalmente vengo dalla scrittura, che prima scrivevo solo romanzi, questo ho fatto molto più che uno scrittore di romanzi che teatrante, teatrante è una cosa recente, diciamo, quindi poi a un certo punto mi sono riconnesso con la mia attività di scrittura che ho iniziato a scrivere anche un nuovo romanzo, per dire così, poi ci ho avuto il tempo di farlo, perché non avrei mai avuto il tempo di farlo se stavo in una vita normale, non avrei mai avuto la possibilità, cioè con la vita che faccio a Roma così non mi sarei mai rimesso a scrivere un romanzo, non c'avevo tempo. Quindi
ormai ho iniziato e mo continuerò a scrivere più che fare teatro, credo. Questo è stato quello che posso prendere di positivo personalmente dal cambio di vita, questa storia, diciamo. Ho visto che c'è l'evento Facebook. Sì, c'è un evento Facebook che ne è fatto insieme al Monk. Fenomenologia delle relazioni di coppia considerata in Italia negli ultimi 10 minuti. O qualcosa del genere. Sì, esatto. Carino anche questo. La seconda parte del titolo. È il Monk, sono 2 giorni, quindi il 24 e il 25. Anche questo è interessante perché è al chiuso, quindi è come se ricomincia una pseudo-normalità con tutte le norme anti-Covid severissime, ed è un modo per ricominciare in maniera diversa e strana. Comunque il posto è molto grande, le porte saranno spalancate, ci saranno col distanziamento 100 posti. Alla fine a Roma i posti con 100 posti a sedere di distanziati saranno pochissimi, forse non ci saranno proprio, perché i teatri da 150 posti hanno 35 posti, e alcuni non aprono, li fanno solo per finanziati, insomma cambia per qualche mese, poi dai. Fenomenologia dei rapporti di coppia a Roma al Monk, 24-25 settembre 2020, un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Claudio Morici. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto, okay, Claudio. A presto, grazie.